Ciao amici, da un cargo che si spezza in due a causa di una tempesta a un traghetto che si schianta contro un molo. Ecco alcuni incidenti navali filmati dalle telecamere. Talvolta le tempeste possono essere all'origine di naufragi spettacolari, è ciò che è successo a questa nave spagnola nel 2014. La persona che ha filmato la scena si trovava a qualche centinaio di metri dal mercantile Luno, che era immobilizzato vicino a una diga nel comune francese di Anglais. La persona curiosa voleva sicuramente vedere ciò che sarebbe accaduto a questa nave malmenata dalle onde che colpivano la costa atlantica a causa della tempesta Petra, ma non si aspettava che la nave si spezzasse in due, eppure ha continuato a filmare fino al momento in cui le due parti della nave si sono completamente divise l'una dall'altra. Che shock vedendo i danni! Sarà stata rassicurata nel sapere che i membri dell'equipaggio della nave, così come il pilota che si trovavano a bordo, fossero stati salvati in tempo via elicottero. Quando la natura non c'entra niente in un incidente di navi, la colpa ricade talvolta ai guasti che possono avvenire in qualsiasi momento. Per esempio, guarda ciò che è successo al Cyprus Cement, il capitano di questo mercantile enorme carico di cemento che si trova in questo piccolo porticciolo a Levanger, in Norvegia, prova a tirar fuori la nave dal porto. Contro ogni previsione, un'elica di prua si guasta. Allora il capitano fa tutto il possibile per manovrare la sua nave. Riesce a farla avanzare, ma quella manovra gli fa perdere il controllo della sua traiettoria e il cargo si ritrova incastrato nel piccolo porto. Risultato, la banchina della marina, così come molte navi da diporto che erano attraccate lì, sono distrutte dalla nave immensa e tre imbarcazioni finiscono per affondare. Davanti a quella situazione incontrollabile, il capitano si sente incapace di fare qualcosa e possiamo solo constatare i danni causati dalla sua nave. Ecco un'esperienza che ha segnato la sua carriera per sempre. Le persone che vedi si trovavano a St. Martin, un'isola dei Caraibi, in cui erano venuti a godersi le loro vacanze, ma mentre si trovavano su un ponte della Simpson Bay, un grande yacht di lusso, l'Extasea, è spuntato dal nulla e si è schiantato sul ponte colpendo il posto di controllo. Aia! Alcuni dei turisti, affascinati dalla scena che si svolgeva davanti ai loro occhi, non hanno potuto resistere e hanno tirato fuori i loro telefoni per filmare queste immagini incredibili e conservarne un ricordo. Un ricordo non così piacevole per loro, perché l'incidente ha provocato qualche danno, specialmente a livello di questo yacht, che appartiene al miliardario pakistano Al Shahir Fiaz. Hanno comunque provato un grande sollievo, perché nessuna vittima era da deplorare. È stata più la paura che il danno. Ciò non toglie che l'incidente dell'Extasea rimarrà impresso per sempre nelle loro memorie. Mettere una nave in acqua non è affatto una cosa facile, e persino molto rischiosa talvolta. Guarda e capirai perché. Su questo video possiamo chiaramente vedere delle persone mentre trainano questa nave nuova di zecca per metterla in mare, ma queste persone hanno trovato quel compito molto difficile e hanno dovuto fare fronte a un grave problema. Una nave è comunque pesante, ma che importa? Trainando bene, questi ultimi sono riusciti a far scivolare la nave sul ponte, ma guarda, trainando forte, un po' troppo, la nave è finita in acqua, schiantandosi. Beh, possiamo facilmente immaginare i numerosi danni in seguito a questo incidente. Gli eroi di questa storia hanno dovuto precipitarsi per salvare ciò che fosse ancora possibile salvare. Sono più o meno sicuro che avranno perso il loro lavoro il giorno stesso. Il pilota di questa piccola barca era di ritorno verso la spiaggia dopo un viaggio nel mare. Stava per attraccare quando un'onda ha fatto rovesciare la sua barca. Niente panico, rivestendosi di tutto il suo coraggio, sperò di poter far attraccare la barca il più velocemente possibile. L'attimo dopo, si può dire che la fortuna gli sorrise quando un'altra onda ha spinto la barca. Sì, ma non era senza conseguenze perché la barca ha finito la sua corsa contro il faro. Guarda, a causa della corrente la piccola imbarcazione ha sbattuto contro la torre immensa prima di arenare sulle rocce. Il pilota ne è uscito illeso fortunatamente e possiamo chiaramente vedere che né lui né il passeggero che lo accompagnava hanno subito ferite, eccetto un po' di vertigini a causa dell'imbarcazione che barcollava al ritmo delle onde. Meno male, quest'uomo ha vissuto un'esperienza incredibile e spaventosa al contempo. Secondo me avrà fatto molti incubi. Un po' di tempo fa le vacanze dei croceristi che si trovavano a bordo di queste due navi hanno rischiato di trasformarsi in tragedia. Queste persone si stavano godendo pienamente la loro giornata. Erano imbarcate a bordo di quelle due navi da crociera, sperando di trascorrere vacanze da sogno. Sarebbe andato tutto bene se le due navi non si fossero scontrate in quel porto dell'isola messicana di Cozumel. Guarda, in preda al panico, ma soprattutto curiosi di vedere ciò che fosse appena successo, i passeggeri hanno potuto constatare i danni solo quando sono andati in superficie.
superficie e qui c'è lo shock. Sono stati comunque sollevati nel sapere che nessuna vittima fosse da registrare, ad eccezione di alcuni feriti lievi che sono stati esaminati a bordo di una delle due navi, ma bisogna proprio ammettere che quell'incidente ha un po' rovinato le loro belle vacanze. Ora mantieni il tuo sguardo fisso su quella nave russa che si dirige verso quel ponte a Busan, in Corea del Sud. No, ma cosa è successo al capitano di questa nave? Ebbene, quest'uomo era a bordo del mercantile quando gli è improvvisamente venuta voglia di bere. Un bicchierino ed eccolo ubriaco. A quanto pare il capitano sarebbe rimasto al timone e avrebbe quindi continuato a far navigare la nave come se niente fosse. Tuttavia le conseguenze del suo stato non si sono fatte attendere, perché quando sono arrivati al livello di questo ponte lo ha molto semplicemente speronato. Quindi immagina quanti danni sono stati provocati a causa di questo bicchierino di troppo. La nave è stata danneggiata a prua con il crollo di una torre e il ponte forato, ciò senza parlare del traffico stradale che sarà stato rallentato. Davanti a questa situazione, il capitano ha molto semplicemente fatto marcia indietro ed è tornato indietro, prima di essere fermato dalla guardia costiera, che ha allora condotto la loro indagine e confermato che fosse ubriaco. Dopo quell'incidente, il capitano è diventato il centro di una delle storie più insolite della marina di questo secolo. Guarda la foto di questa nave da vicino. Sei sistemato davanti al tuo schermo? Perfetto. Allora analizza a tuo agio questa foto e cerca ciò che rende così impressionante questa immagine tratta da un film. Ma no, appunto, non si tratta di una foto di un film, ma di un'immagine vera. Come? Sì, hai sentito bene. L'immagine dello Shinyo Sawako, attaccato a un rimorchiatore a largo del Vietnam, ti segnerà a tal punto che inizierai a cercare qualche informazione riguardo questa nave. Se cerchi bene, potrai saperne un po' di più riguardo questa nave immatricolata a Hong Kong e scoprirai anche che qualche mese dopo l'incidente all'origine di questa immagine, questa grande nave è stata coinvolta in un altro incidente dopo essersi scontrata con un peschereccio cinese. Chiudi il tuo schermo e pensa serenamente a tutto ciò. Alla fine la storia dello Shinyo Sawako ti avrà proprio fatto venire voglia di guardare uno di quei numerosi film che parlano di incidenti navali. Ma cos'è successo a questa nave? Questa grande nave arrivava al porto di Aliaga in Turchia per esservi smantellata. Un arrivo piuttosto rumoroso e veloce perché non rallentò di un nodo. Sul video possiamo benissimo vedere che continua ad avvicinarsi velocemente verso il molo con tanto di avvertimenti sonori per attirare l'attenzione di tutti quelli che erano lì. Infine, eccola che attracca. Ma il suo arrivo spettacolare causa molti danni. Guarda, a causa della sua fretta questa nave ha finito per colpire due imbarcazioni che si trovavano già lì e ha persino provocato un piccolo maremoto. Per fortuna la sua folle corsa è finita a livello del molo. Beh, questo traghetto pazzo era arrivato a questo porto per esservi smantellato, ma sono praticamente sicuro che ha finito per spezzarsi da qualche parte in seguito a quell'incidente. Guarda ciò che succederà a queste persone a bordo della loro barca. Questi ragazzi erano sul motoscafo e stavano per fare un ultimo giro al mare. Dai, un'ultima gita per finire in bellezza quella giornata. Inizialmente tutto sembrava normale, ma la velocità della nave ha iniziato ad aumentare a poco. Per non cadere i passeggeri si sono aggrappati fermamente alla barca e guardali, la velocità della barca ha solo aumentato la loro eccitazione. Una gita veloce non è niente male, ma quella sensazione si è improvvisamente trasformata in panico. A causa della sua grande velocità, la barca ha perso il suo equilibrio con l'avvicinarsi di un'onda. Il pilota ha perso il controllo e patatrac! Si sono tutti ritrovati proiettati fuori dalla barca e alcuni sono persino rimasti gravemente feriti. Per fortuna hanno potuto essere soccorsi, 5 tra loro sono stati portati all'ospedale. Beh, possiamo essere sicuri che questi passeggeri abbiano chiuso così le gite al mare ad alta velocità. E finiamo con questo incidente navale spettacolare che è avvenuto nel 2017 a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana. Dopo circa un mese che fosse partito dalla Grecia, il Kaidon stava per raggiungere la Repubblica Dominicana. Quando è arrivato a Santo Domingo, si è ritrovato confrontato a una forte corrente a livello del porto. Eppure la nave ha ignorato queste condizioni particolari, è riuscita ad attraccare, ma a causa di questa manovra è finita sul molo. Eh sì, la corrente era più forte. Risultato, danni materiali importanti, tanto sulla nave quanto sul porto. Basta vedere lo stato del pontile per giudicarlo. Il traghetto ha potuto comunque tornare in servizio qualche settimana dopo qualche riparazione. Beh, possiamo dire che dopo quell'incidente il Kaidon non era bello da vedere. Erano 12 incidenti navali immortalati dai video. Quali ti hanno scioccato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!